Cuore giallo blu, il capitano Evangelisti, Torino riporta la serie 1-1, le impressioni a caldissimo perché è uscito adesso dagli spogliatoi, la gioia qua si sente, si tocca, Torino riporta la serie al Parco Ruffini, adesso è tutta nelle vostre mani, nelle nostre diciamo. Ma l'obiettivo era vincerne una, era vincere tutte e due, però dopo gara 1 poi era vincere gara 2 qua, siamo stati bravissimi perché poi ora siamo veramente pochi, con l'infortunio di Lollo in gara 1 potevamo buttarci giù, invece abbiamo reagito da grande squadra e abbiamo visto 10 leoni in campo e questo fa ben sperare, speriamo di continuare così e di vincere le partite in casa. Sono state scritte tante cose anche al veleno su questa PMS e oggi possiamo dire che ha vinto la squadra proprio nel suo complesso, tu hai iniziato alla grande, ha continuato benissimo Mancinelli che ha fatto bene, Amoroso ha proseguito, tutta la partita ho visto un grande Bowers e Lorenzo Baldasso entra 4 volte senza paura, dà un suo grandissimo contributo, mette anche un canestro. Possiamo dire che ha vinto la squadra oggi? No, oggi ha vinto la squadra assolutamente, ma la squadra c'è sempre stata, non ho mai dubitato di quello. Io posso solo dire, spero che i torinesi ci stiano sempre vicino, le critiche fanno parte del gioco, ovviamente con una squadra così tutti si aspettano sempre di vincere, ma non è così. Noi abbiamo avuto delle difficoltà durante l'anno, ma adesso siamo un grande gruppo e ci siamo allenati tutto l'anno per questi momenti, quindi spero che i tifosi di torinesi ci stiano sempre vicino, le critiche spero siano costruttive e noi comunque le accettiamo perché fa parte del nostro lavoro. È bello rivedere e tornare a Torino, ora speriamo che ci stiano tutti vicino e che si riempia il palazzetto. Su questo garantisco, Torino sarà, ovviamente non l'ha fatto mancare mai, abbiamo fatto 5 volte, quattro volte superato i 5.000, non mancherà sicuramente anche venerdì. La chiave dell'incontro oggi, perché secondo me sarà una serie molto dura e avrà sempre protagonisti diversi, oggi li abbiamo elencati, venerdì sarà un'altra partita. Ma io l'ho detto ieri, l'ho detto dopo gara 1, noi in gara 2 avremmo dovuto sbagliare meno le cose che sapevamo di fare, infatti oggi abbiamo fatto meno errori, siamo stati intensi al massimo, ci siamo aiutati l'un l'altro e alla fine è venuto fuori il gruppo e i giocatori che abbiamo e che sappiamo sta fanno la differenza. È un insieme di cose che ora stanno venendo fuori, speriamo, non illudiamoci, ma speriamo di continuare così. Ho sentito la tua intervista in conferenza stampa, hai detto questo. Evangelista, la chiudiamo qua. Evangelista.